Qua, ma sono dettagli, quelli sono dettagli. Mi sono fermato in autostrada in adorazione del ponte di Reggio Emilia, che è... c'è miseria lì, è una sburonata. Come si fa? Il mastro sotto. Io a Reggio Emilia d'altra parte hanno dovuto fare un ponte così, non c'era un cazzo da mettere sulle cartoline. Qualcosa da metterci in fotografia, dobbiamo metterlo, ma anche... E anche loro mi stanno raggiungendo a rotonde? Reggio Emilia è abbandonata di rotonde. Bisogna di ridere. Di solito funziona, a parte quando devi andare appunto a Ravenna, che tu dici di Ravenna e lui ti dice sei sicuro? Perché lo sa che poverino gli viene il vagone. Ma al di là di questo, io ho visto quel poco che ho girato tutta Parma, praticamente per arrivare qui, poi ce l'ho telefonato, cazzo che arrivavo. E ho visto una cosa che devo fare in appunto, questo bisogna che me lo faccio. Non ho visto neanche un sacchetto fuori dai bidoni dell'immondizia. Eh no, un minimo di solidarietà. Ho aperto un bidone, era vuoto. Dove la tenete? In casa? C'è della gente che soffre di questo, Mio amico Antonio a Napoli, 3 anni fa andai a mangiare da lui, era una bellezza. Mezzogiorno, terzo piano, abitavi in questo palazzone, mangiando, finito il pranzo, la mamma gli fa, andò, ietta, a spazzatura, mamma. Antonio ha aperto la porta finestra del balcone, preso il sciacquetto, un dio greco proprio. Perfetto, dentro il bidone sotto casa un professionista. Adesso c'è un vagone quando gli dice andò, ietta spazzatura, perché a 25 metri di metri, c'è un calamità, ma adesso li risolvono, e lo risolveranno, sono io che sono anche risolto. Io mi ricordo, non so se vi ricordate anche voi, qualche anno fa quando l'Etna eruttò. Però avete un ricordo indelebile. Io non immagino, cazzo ne frega, papà, ok. L'Etna qualche anno fa eruttò e bruciò il rifugio costruito sulle pendici e chiesero la calamità naturale. Ora, io non sono né un ingegnere né un geologo, però a te ti fai un rifugio a 20 metri dalla bocca di un vulcano. È una scelta turistica da rispetto. Però lo fai dal lato dove il vulcano pende. Adesso per una legge fisica semplice che potrei dimostrare, se io adesso sbavo, la bava va qui, non va in giro di là, va lì. Poi lo chiami rifugio sapienza, perché se il rifugio ignoranza lo costruivano dentro il vulcano, ma il sapienza un po' fuori, l'hanno costruito di quel materiale, fermi, facciamo un conto alla fine, se no, l'hanno costruito di quel materiale legno, che tiene l'umidità. Sull'Etna c'è una guasta che fa paura e hanno chiesto alla calamità lì doveva partire un muratore da Bergamo con una spranga e picchiarla in bocca all'imbecille che l'ha costruito lì sto in fondo, siamo scemi, però poi vabbè, questo sono problemi vecchi, problemi nuovi, problemi, le notizie nuove sono altre. In aprile è finito il Grande Fratello e questi per me sono magoni che fai fatica a mandarmi giù. Grande Fratello, dai, uno spaccato dell'Italia media, io spero di no. L'evidenza proprio di come per stare in televisione uno sarebbe disposto a mangiare una merda di ieri. E il Grande Fratello di quest'anno ha vissuto su uno scandalo mostruoso, quello tra il Kumend, un mezzo uomo, che se io faccio una figura come ha fatto lui, mi seppellisco sotto il porfido, e lui invece va in televisione addirittura a dirlo, e la poveretta dottoressa Lina Carcuro di Napoli, perché sembra perché non si è visto niente, che lei una sera gli abbia praticato un massaggio omeopatico, io sono quasi cieco a forza di massaggiare, massaggio omeopatico contro il stress, sembra, l'hanno dedotto, da che cosa? Dal fatto che si sentivano i braccialetti che ti... Cazzo, ma togliteli! Ci si intrappola la pelle, da fastidio! Poi il piumone che ondeggiava e l'espressione rapita di lui. Che io credo Gandhi durante l'autopsia sarebbe stato più vivace. E quindi è scoppiato un scandalo mostruoso, allucinante. Gli hanno fatto, non so se avete visto la serata,
tutti e due seduti uno di fianco all'altro, di fronte al megaschermo, un clima da Norimberga. Gli hanno fatto un processo che neanche Olindo e Rosa, quelli di Erba, gli hanno fatto un processo così. Gli hanno sputtanati in tutto. La voleva radiare dall'albo. Per una pugnetta! Ma stiamo scherzando? Per una pipa, ma... Ci sono i dottori che ti ricavano delle tonsille, ti esportano un rene. E ti dicono, ma hai rigirato male, siamo 40 ore. È colpa tua. Questo per una pipa la voleva radiare. Andate. Ma siamo giù per fare. Grande, sai quando apri le visite, i mutuati in fila, me li immagino il pensionato col piumone da casa, signorine, sotto a me, ci cambi i braccialetti che io ho molta pelle perché il pensionato ci tiene. Dai, sono quelle cose, e finito anche l'altro reality. Amici, amici di chi? Che si odiano quelli lì, persino i professori si odiano tra di loro. Ma noi ci fanno due maroni così perché ci sono i bambini, dobbiamo dare dei messaggi. Ma che messaggi gli hanno dato questi ragazzini? Gli hanno inculcato nella testa che conta nella vita è soltanto vincere. Non è vero, nella vita si può anche perdere. E se tu cominci a insegnare a uno che si può perdere, magari quando vince non rompi i coglioni a quelli che perdono. È semplice. E invece no, hanno vissuto soltanto sulle polemiche. Una volta bombava la velina e faceva adesso gli dice girati per favore, ha acquisito un certo lessico, è così, e devo dare i messaggi. Ma che messaggi gli vuoi dare? Un bambino quando ha 3 anni gli calcia un pallone, il calciatore è un'immagine fondamentale, è un punto d'arrivo, però dopo che vede Ronaldo, o da quando gli sono cresciuti i capelli, Ronaldo un capello spioncato, niente, un imbecille, non prendete la crescina, state pelati, si rischia. Avete visto, lui ha dichiarato, questo Ron ha dichiarato, non mi ero accorto che erano 3 uomini, ma neanche Bocelli ci sarebbe caduto, siamo seri. Poi capisco, hai la cataratta infiammata, sei cieco, ma le manine le hai. Se sei indeciso dai 2 manate, quando senti che fa, cosa fai? Capisci che non è una donna, dai. Il mito delle brasiliane, basta, abbiamo della patacca buona anche noi. Andiamo dunque, quella che ha presentato non sarà brasiliana, però un bel pasti patacca sinceramente. Perché anche noi quando ci dicono, voi a Milano nel mondo del spettacolo, chissà dopo l'arde, orge, patacca che mi corre dietro, a chi? Dove? È mica vero. Noi facciamo la vita dei rappresentanti che stanno fuori 15 giorni, stai in albergo, in una città che non conosci nessuno. La vita dei trasfertisti è la nostra. Anche noi passiamo di fianco nella zona di Milano, lì dove siamo noi, di fianco alle brasiliane,